Buongiorno a tutti, oggi niente rassegna stampa, non sono riuscito a comprare il giornale, non ce l'ho fatta, per due giorni di fila non ce lo potevo fare, e quindi niente, ho letto qualcosa al bar, non le commento, insomma non dico niente perché ormai penso che la carta stampata sia illeggibile, insomma quello che stanno facendo è solo e esclusivamente perché ci apprestiamo alle elezioni politiche, quindi stanno cercando di screditare il Movimento 5 Stelle, ma lo stanno facendo in maniera veramente patetica, devo essere sincero. Quindi consiglio anche ai nostri portavoce di smetterla di parlare attraverso i giornali e di continuare a fare come abbiamo sempre fatto attraverso la rete. Allora, in questi giorni è stato detto che il Movimento 5 Stelle si sta spaccando. Io voglio proprio parlarvi della differenza che c'è fra il Movimento 5 Stelle e i partiti. Qual è la differenza? I partiti si rinchiudono dentro una stanzetta, che loro chiamano sedi di partito, che io chiamo camere ardenti, dove in 4 o 5 parlano e discutono di cosa faranno per il bene di questo paese. Beh, il bene di questo paese avete visto tutti benissimo qual è stato. Una catastrofe. Di chi è colpa? Beh, la colpa sicuramente è di chi è stato eletto, la colpa è sicuramente di questi partiti che non hanno mai fatto nulla per questo paese, sia a destra che a sinistra, tutti uguali, la colpa è del fatto che loro abbiano dei leader che decidono per tutti, dei leader. E allora il Movimento 5 Stelle invece cos'è? Non ha nessun leader, quando c'è qualcosa lo discute in rete, ne parla apertamente, ognuno è libero di dire la propria opinione, senza problemi, dall'altra parte c'è il portavoce che ti risponde. Ma qual è la spaccatura, scusate? Ma dov'è la spaccatura? Nella libertà? La spaccatura non esiste nel Movimento 5 Stelle. Sono loro che si cagano addosso, i partiti si stanno cagando addosso. E cosa fanno? Per trasmettere la loro puzza, la fanno attraverso i giornali. Ognuno, ogni partito c'ha un giornale, dai, parliamoci chiaro, ogni partito c'ha un giornale che parla per loro. Allora uno infama quell'altro, quell'altro infama quell'altro, ma alla fine l'informazione non esiste. Il Movimento 5 Stelle invece cosa fa? Parla in rete, discute in rete, ognuno dice la sua. E poi arriva alle conclusioni. Ma dove loro, questa cosa qui per loro è una novità assoluta, non riescono neanche a capire cosa stia succedendo. Loro, secondo me, quando sono dentro le loro camere ardenti, sapete cosa fanno? Pensano, ma questi fanno parlare tutti. Parlano tutti nel Movimento 5 Stelle, può parlare chiunque, ma è una rivoluzione per loro, non se lo immaginano, non riescono a capire, sono disperati, sono lì ancora in fondo alla scala che cercano di arrampicarsi su per il primo gradino, noi siamo già al decimo di gradino, signori, lo volete capire? Siamo la novità, siamo la rivoluzione, siamo qualcosa che per loro è assurdo, loro sono la vecchia politica ancora là, dentro le loro casse da morto, e noi invece siamo qualcosa di innovativo. Perderemo dei pezzi per strada? Ma probabilmente sì, ci sarà delle persone, ci sarà qualcuno che deciderà che non è più la sua strada, che non la pensa più così, pazienza, deve rimanere tutto però intatto, la libertà di espressione, la libertà di dire quello che uno pensa, è la cosa più importante che ci è rimasta, facciamolo, diciamo sempre quello che pensiamo, e poi che vada come vada, se i cittadini quando saranno chiamati a votare la prossima volta apriranno bene gli occhi, vedranno che hanno la possibilità di cambiare qualcosa, altrimenti purtroppo per questo paese saremo messi male, ci sarà sempre un leader con i loro seguaci che penseranno per tutti. Nel Movimento 5 Stelle purtroppo non è così. Ciao a tutti da Nicky il Nero, sul suo camion, con la cintura allacciata, sempre. Ascolto sempre i vostri consigli. Adesso provo di spegnere la telecamera che ieri sera mi è andata malissimo perché avevo il guantino. Adesso proviamo.